Allora, Banca Perugia. Allora ragazzi, prima cosa vorrei che ci raccontaste a grandi linee la vostra storia. Come siete nati, come vi siete voluti. Beh, dunque, noi esistiamo dal 1997 fondamentalmente e abbiamo... abbiamo un bassista simpatico. Allora, esistiamo dal 1997, abbiamo fatto il nostro primo album nel 2001 e da allora poi abbiamo realizzato 5 album nella formazione originale, praticamente i tre quarti sono ancora con noi, insomma. Abbiamo avuto alcuni cambi soprattutto negli ultimi anni e ci sono stati alcuni avvicendamenti nella line up. Infatti volevo chiedervi anche dei cambi di line up. Con la formazione attuale pensate che avrebbe più libertà? Cioè, c'è solo un piccolo problema nel line-up, nel senso che il nostro violinista ufficiale attualmente vive in Irlanda, per cui abbiamo un violinista che è qua dietro, che attualmente ci segue da quasi un anno. Presentando da poco. Sì, esatto, esattamente. In questo anno si è comportato assolutamente in maniera egregia, per cui possiamo considerarlo come un vero e proprio primo. Ok, possiamo parlare del vostro ultimo lavoro, Two Tragedy Poets. Da dove nasce l'idea di un album acustico e quali sono le sue caratteristiche principali? L'idea di fare un lavoro acustico l'abbiamo sempre avuta, sin da comunque la nostra musica ha sempre avuto sia una parte metal, rock, elettrica, sia una parte acustica. Quindi la volontà era un po' quella, di fare un progetto completamente acustico. Nel primo momento era l'idea di fare un EP, poi ne abbiamo parlato con la discografica, l'idea è piaciuta tantissimo e quindi alla fine loro stessi ci hanno chiamato a fare un disco intero e ha funzionato. Allora, vorrei sapere anche a proposito della lavorazione del vostro materiale, visto che cantante materiale si esce nelle lavorazioni all'estero, come mai in Italia hanno trovato più forti adatti? Diciamo che preferiamo lavorare all'estero perché pensiamo che la cultura musicale relativa al nostro genere musicale sia ben più radicata all'estero rispetto che in Italia, quindi anche dal punto di vista tecnico, per quanto riguarda gli studi di registrazione o produzioni vicine, però siamo vicini al nostro genere, ci troviamo molto meglio all'estero in cui c'è una cultura diversa. Per quanto riguarda il vostro stile, dagli esordi fino ad oggi, come si è evoluto secondo voi? È stata ovviamente una evoluzione naturale. È sicuramente The Side è molto diverso dagli album dell'esordio. Diciamo, ha una parte un po' più cupa forse. Beh sì, quello è comunque dettato principalmente dal fatto che abbiamo deciso di affrontare un concert proprio. Le tematiche stesse dell'album hanno portato poi a un movimento del sound, ovviamente, perché le atmosfere giustamente hanno seguito insomma dal concept dei testi in generale. E ovviamente noi siamo una band che è continuamente in evoluzione ed è una cosa vitale perché altrimenti non esisteremmo assolutamente. Quindi adesso vediamo dove si porterà il suo lavoro. Per quanto riguarda l'ambito live, so che in questo periodo state realizzando un mini tour in giro per l'Italia e che anche in passato avete calcato dei palchi molto importanti anche a livello internazionale. Tra l'altro nel 2008 ho avuto l'occasione di vedervi live, per cui so quanto siate grintosi e carismatici sul palco. Vorrei sapere che cosa... quali sensazioni provate nel proporre live i vostri pezzi e come reagisce il vostro pubblico? Diciamo che la dimensione live è una delle dimensioni del nostro gruppo. Penso che ci siano le due dimensioni divise nel vero senso della parola, di quella della composizione e della registrazione dei pezzi e quella del live, in cui
intero aspetto della nostra musica, appunto, rappresentato in maniera ben più energica e in maniera più grezza, anche se vogliamo, nel senso come impatto e come performance. Anche come reazione, ovviamente, dipende molto dalle situazioni, perché abbiamo suonato in tutta Europa, anche in America, quindi ogni situazione è diversa a seconda del pubblico che vi troviamo davanti, insomma. Dipende molto dalla situazione, però direi che tutte i concerti che abbiamo fatto in quest'ultimo anno perlomeno sono stati tutti di ottimo livello. Abbiamo suonato al Summer Breeze poco tempo fa, oppure in Inghilterra la settimana scorsa e adesso in Italia, quindi ogni situazione ovviamente cambia anche a seconda della nazione in cui ci si trova e dal tipo di pubblico, però sono sempre ottime reazioni, quindi questo ci fa ben sperare e anche capire che il nostro lavoro è apprezzato. E comunque in ogni caso la nostra prerogativa è quella di comunque dare uno show energetico, di comunicare con il pubblico, di avere uno scambio, che è poi quello che è alla base di uno show rock alla fine, quindi quello che cerchiamo. Allora, so che nel giugno del 2008, in occasione del matrimonio di Garland e Silvia, c'è stata una specie di sì, ci ridiamo. No, vabbè. Suoniamo un coso un po'. Avete suonato di nuovo con Yardbirds, membro della band, il fondatore di Kelvin. Quindi vorrei sapere come è stato suonare di nuovo con lui dopo tanto tempo e quali rapporti avete con gli ex membri della band. Beh, è stata una cosa sicuramente emozionante, perché comunque non suonavamo con lui da... Era emozionante perché si è sposato proprio. Certo. Certo. Innanzi scherziamo. Con tutto il contatto abbiamo degli ottimi rapporti, anche se in effetti non è che lo vediamo così spesso, insomma, perché lui ha proprio lasciato il mondo musicale e non suona più. In più di qualche occasione gli abbiamo chiesto anche di unirsi a noi in qualche concerto celebrativo o cose del genere, ma ha preferito rifiutare l'offerta, per cui non ha potuto rifiutarla. Invece nell'occasione speciale era un'occasione molto particolare, nel senso che è stato un set così di divertimento, teatro, improvvisato, però il fatto di esserci trovati sullo stesso palco di nuovo è stato sicuramente emozionante. Allora, in conclusione, qualche anticipazione sul futuro. Che cosa ci aspetterà il 2010? Prevedete di far uscire un nuovo studio album? Sì, sicuramente la previsione è quella, stiamo già lavorando in questi modi. Al momento stiamo lavorando una precondizione iniziale per un attimo la direzione del lavoro e poi accordarsi anche sugli studi, sulle caratteristiche. Quindi sicuramente il prossimo anno verrà un ultimo album di Eric. Poi sicuramente continueremo a suonare dal vivo per il prossimo. Bocca al lupo per l'esibizione di stasera e un saluto per il pubblico di Alone Music. Anche Gordo.